Andare a Exagip, una cosa è certa, quale che sarà il suo destino finale, giardino, parcheggio, nodo di scambio, non sarà a breve che lo vedremo. La vicenda andrà per le lunghe e le diverse forze politiche d'opposizione hanno acceso sul cantiere i loro riflettori per vederci chiaro su questa pratica che doveva essere sbrigata in poche settimane e che invece ora, per una questione di inquinamento ambientale, si è arenata totalmente. Una possibile destinazione d'uso diversa da quelle fin qui espresse, in considerazione del verde pubblico o parcheggio auto, potrebbe essere una zona a vantaggio della mobilità sostenibile. Ad avanzare queste ipotesi il Movimento 5 Stelle di Fano, che stasera in consiglio chiederà lumi anche sull'inquinamento ambientale dell'area. Certo, allora adesso ci sarà una prima fase che si chiama piano di caratterizzazione, attraverso il quale la ditta fornirà tutti i dati a disposizione per capire qual è la situazione appunto di inquinamento della zona. Questo impiegherà circa 2 mesi almeno per essere redatto. Poi il Comune dovrà approvare questo piano. A questo punto, se il Comune avesse saputo che cosa farne di quest'area, avrebbe potuto approvare una cosiddetta analisi di rischio, e cioè far sì che ci sia un progetto di messa a posto della zona, in modo che, non so, magari per, se ci fosse stato un parcheggio, certi valori limite avrebbero dovuto essere sopra una certa soglia o sotto una certa soglia, oppure se avessero intenzione di fare un parchetto, avere altri tipi di limiti da rispettare. Ecco, tutto questo non c'è purtroppo, cioè, regna una gran confusione da parte della Giunta e del Sindaco Seri. Allora a questo punto saranno costretti a fare una bonifica totale della zona, che richiederà sicuramente molto più tempo, molto più, anche più soldi sicuramente, per azzerare o quasi praticamente i limiti di inquinamento. Quindi purtroppo paghiamo un'indecisione della Giunta Fanese, perché appunto questo allungherà sicuramente i tempi, la macchina dovrà essere molto più complessa.